Enza Centrale Notizie. Buongiorno da Carmine Albanese. Ultim'ora, Gennaro Cosentino, nuovo caporedattore della TGR, nato ad Aieta in provincia di Cosenza e giornalista professionista dal 1992. Gennaro Cosentino è il nuovo caporedattore della TGR Basilicata, è stato conduttore del telegiornale, ha realizzato diverse inchieste anche all'estero, ha curato vari programmi e pubblicato una decina di libri. È stato premiato con un encomio ufficiale dall'allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. A Cosentino sono giunti gli auguri anche del presidente della Basilicata, Vito Bardi. Grave incidente sulla Bradanica, muore una 25enne, stava rientrando probabilmente nella sua casa al rione La Martella di Matera quando ha perso il controllo della sua auto ed è finita di traverso nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un'altra autovettura. È morta così Rossella Morea, 25 anni, alle porte della città dei Sassi. Sono stati trasportati all'ospedale Madonna delle Grazie gli occupanti dell'altra auto. Tra questi rimane in gravi condizioni una donna di 65 anni. Potenza Calcio, Caiata lascia definitivamente. Attraverso una nota, Salvatore Caiata chiude definitivamente il sipario con il Potenza Calcio. Ho deciso di cedere il 15% delle mie quote del Potenza in mio possesso e di rinunciare al ruolo di presidente onorario. Sono le parole di Caiata che chiude così un rapporto iniziato nell'estate del 2017, raggiungendo una promozione in Serie C, due play-off e due salvezze. Non è ancora chiaro se queste quote saranno rilevate dal presidente Donato Macchia oppure da un nuovo socio di minoranza. Pioppi protagonista nel programma On Air. All'interno della rubrica I Borghi del Sud, nel programma On Air condotto da Ilaria dalle 18 alle 20 su questa emittente, la protagonista di ieri è stata la frazione di Pioppi, appartenente al comune di Pollica in provincia di Salerno. Il centro è da anni bandiera blu e ha le cinque vele di Legambiente, famoso sia per il suo mare che per la dieta, tanto che è possibile visitare il Museo del Mare e l'Ecomuseo della Dieta Mediterranea. Da Carmine Albanese è tutto, aggiornamenti alla prossima edizione. Radio Potenza Centrale Notizie.